questo è un momento molto importante per la sperimentazione 5G di Vodafone sull'area metropolitana di Milano. Oggi abbiamo di fatto aperto un dialogo completamente nuovo con uno dei settori più importanti della nostra sperimentazione, la sanità e il benessere. Abbiamo voluto con questo evento portare a diretto confronto gli operatori, gli erogatori dei servizi sanitari e del benessere, i chirurghi, i medici, a parlare e a confidare le attese e le sfide che si aspettano dalle nuove tecnologie, fra queste ovviamente il 5G. Il 5G apre tutta una serie di opportunità che nella giornata di oggi abbiamo dimostrato concretamente tutti i 9 progetti che sono stati realizzati nell'ambito della sperimentazione, sono stati portati a contatto con il pubblico, incluso un intervento di chirurgia da remoto direttamente sul palco. E abbiamo voluto dimostrare che stiamo parlando di futuro, ma non di fantascienza. Le sfide sono tante, la tecnologia forse in alcuni casi correrà anche più di quanto lo farà l'ecosistema, ma è importante sapere quali sono le potenzialità per offrire migliori servizi sanitari e quindi migliorare la vita delle persone.